Il 2022 è stato un anno molto duro perché non solo c'è stata la coda del Covid che ha dilagato in tutto il mondo, quindi ne sappiamo tutti quali sono stati gli effetti, ma poi c'è stata la guerra in Ucraina, la terribile guerra in Ucraina. Allora l'Ordine di Malta si è mobilitato sia per una cosa che per l'altra, aggiungendo a quello che fa quotidianamente e normalmente questi due importantissimi impegni. La vicinanza a Papa Francesco per l'impegno per la pace in Ucraina e in altre guerre dimenticate come il Nagorno-Karabakh e lo Yemen, l'attenzione ai senza fissa dimora, ai rom ed in generale a chi ha bisogno. Queste sono tra le priorità che il luogotenente di Gran Maestro Fra John T. Dunlap ha ricordato nella tradizionale udienza del nuovo anno al corpo diplomatico accreditato presso l'Ordine Sovrano di Malta, che si è tenuta stamattina al Gran Priorato di Roma. This is a moment of great sorrow for the entire Church and for all those who had the grace to know His Holiness Pope Benedict XVI. Con un pensiero al recentemente scomparso Papa Emerito, il luogotenente Gran Maestro Fra John T. Dunlap ha anche ricordato come il Cardinale Joseph Ratzinger sia stato per molti anni tra i membri più illustri dell'Ordine di Malta. Molti gli impegni istituzionali dell'Ordine del 2022, tra cui un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre oggi si è tenuto un incontro con il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Il 2023, Dio volendo e Dio piacendo, prosegue con lo stesso tipo di impegno. Naturalmente l'impegno si fa sempre più forte perché i mali del mondo sono quelli che sono e sono sempre lì a ricordarci quante sono le fragilità umane, però poi ogni epoca ha le sue un po' particolari e nella nostra epoca c'è molta solitudine, molto abbandono. E onestamente, mischiando i due aspetti, cioè di operatività e di ordine religioso, cerchiamo di fare queste cose, diciamo così, per trovare una parola che rappresenti, con lo sguardo rivolto in alto.